Mi chiamo Alessandro De Luca, più noto sul mondo della maglia come Alessandro Estrella. E lavoro a maglia dal 2011, una passione nata quasi per caso, poi invece è diventata proprio una passione, un'arte vera e propria. Oggi qui da Miami realizziamo uno scialle che è un mio modello. Praticamente è una rivisitazione di questo scialle qua che si chiama Rimini, invece lo scialle che realizziamo oggi si chiama Riviera in onore alla Riviera Ligure nella quale ci troviamo. Ciao, io sono Fabio 48, sono un magliuomo. Devo dire che è da tanto tempo che io lavoro a maglia, sono la bellezza di quasi 41 anni, perché ho imparato a lavorare a maglia che avevo 5 anni e me l'ha insegnata un'amica della nonna, ormai è risaputo, tutti sanno questa storia di me. In famiglia, ahimè, sono l'unico a lavorare a maglia perché mia mamma ha imparato adesso e nessun altro lavora a maglia. Per me, lavorare a maglia è sempre stata una cosa che ha messo tantissima serenità. I miei prossimi impegni sicuri e certi saranno il 15 luglio, in cui sarò a Ivrea, nelle Porre di Ese ed in Piemonte, dove faremo una lavorazione molto particolare, che è una stola fatta esclusivamente per Rowan da Café Facet, coloratissima, molto 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 bella, con una tecnica che si chiama intarsia. E poi invece il 22 luglio sarò a Celle Ligure, ai Bagni Vittoria. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ascheri Silvia e dalle mie amiche knitter sono chiamata la maestra, ma in effetti sono una semplice appassionata di maglia. Fari circolari per me sono stata una scoperta, una bella scoperta. Ho seguito su dapprima i video di Emma Fassio e piano piano, piano piano, piano piano, insomma, abbastanza mi sono messa di buona lena e ho imparato. Buongiorno, sono Nicoletta Talassano, vengo dal Bissola. Niente, i pupaccini sono praticamente una tecnica particolare di lavorazione a maglia, si chiamano amigurumi ed è una tecnica di origine giapponese. È una cosa molto particolare perché praticamente parte esattamente dalla sfera, modificando la sfera che è la forma base si ottengono tutte le forme derivate. Nello specifico questi vengono fatti appositamente, fruibili anche dai neonati. Infatti l'imbottitura dentro è analergica, antiacaro e antisoffocamento. The colors are in other works they are instead like a rainbow, a symbol for freedom, for humanity and it has good spirit.